La storia con Noyz Narcos inizia tanto tempo fa. Uno dei miei primi pezzi io dissi che sognavo di entrare in propaganda. Loro non mi dissero niente, nessuno mi scrisse a quei tempi. Al mio secondo o terzo video mi scrisse invece Vacca, che mi fece i complimenti, che mi tirò subito in mezzo, mi invitò alle serate, mi fece subito la strofa e il video. E così iniziò il mio rapporto con Vacca. Quando il mio rapporto con Vacca stava iniziando a dare i primi frutti, che i primi video facevano i primi numerini e io iniziavo ad essere un attimo conosciuto come Black Book, il video proprio con Vacca, a quel punto mi scrisse Andrew e Noyz dicendomi che gli avrebbe fatto piacere che io facessi parte di propaganda. A quel punto, da parte mia c'era rispetto per loro, quindi cosa feci? Gli scrissi: guarda, io sono con Vacca, è mio padre, lui mi ha lanciato, non gli mancherò mai di rispetto, non lo lascerò mai, però allo stesso tempo voi vi rispetto, quindi la mia risposta è no, non entrerò mai in propaganda, ma allo stesso tempo, per non litigare, per comunque rimanere uniti, feci a Noyz e Andrew gli dissi: facciamo questo pezzo insieme per il disco di Vacca, allora io, Vacca e Noyz. E così fu. Potete chiedere a Zef, che l'ho chiamato, gli ho chiesto il beat, ha preparato il beat per me in stile hardcore come lo volevo io, come poteva piacere a Noyz. Mandai il beat a Vacca, a Noyz, e tutti ci siamo messi a scrivere. Scritto il pezzo, registrato, pezzo finito, Vacca, io, Noyz. Fine, il pezzo c'era. Poi bisogna ammettere che io sono una testa calda e quindi non riuscite a stare dietro a tutti i miei scazzi, purtroppo, perché alcuni sono proprio di sangue istintivi. Io ho sentito sto ragazzo che si chiamava Killmauri che mi insultava e quindi subito sono uscito con questo dissing contro Killmauri. In un giorno ho letto questo insulto, queste voci che lui mi insultavano, il giorno stesso è uscito il pezzo dissing a Killmauri. Killmauri lavorava in etichetta con Andrew e Noyz in propaganda a quell'epoca. Quindi Andrew mi chiamò e mi disse: ma non è bello che hai litigato con Killmauri, che è con noi, non litigate ancora, tra un po' deve uscire il pezzo con Noyz e Vacca, vogliamo fare una roba figa. E io gli dissi che domani sarebbe uscito un altro dissing a Killmauri e che io non volevo essere più nel pezzo con Vacca e Noyz. Ovviamente dissi a Vacca in maniera totalmente umile che non avrebbe dovuto togliere la strofa di Noyz per me, per il semplice fatto che Noyz avrebbe fatto bene anche il suo album, era una novità, era figo vederli insieme, che non era mai successo, capito? In tutti questi anni è successo perché io l'ho fatto succedere, ho fatto da tramite in quel momento, capito? Detto questo, il pezzo comunque uscì, capito, nel disco di Vacca, Vacca feat. Noyz, ma però se fate attenzione potete andare a sentire il pezzo e Vacca nella strofa dice: con il lupo di San Vito più il king della capitale, perché il pezzo eravamo tutti e tre insieme, quindi la sua strofa non ha avuto tempo di cambiarla e rimane la strofa del pezzo del principio, che eravamo in tre con i props a me e Noyz, che eravamo nella traccia con lui. Tolta la mia strofa, dal pezzo noi non ci siamo più sentiti per diversi anni, con Noyz non ho più avuto rapporti, capito? Fino a che piano piano l'ho rivisto in giro, una volta l'Hip Hop TV ci siamo salutati, una volta è passata una mia serata, ha iniziato a farmi props, a parlarmi anche di qualche mio amico che collaborava con me, che era bravo, facendo i complimenti anche lui, che avrebbe voluto fare una roba con me, con lui, e mi fa: sì, mandami i pezzi che facciamo questo pezzo. Io a quel punto, invogliato da lui che continuava a dirmi: facciamo sto pezzo, è venuto alla mia serata, mi faceva i props, io non gli ho più chiesto niente, lui è venuto da me alla mia serata dicendomi così: quando scrivo dalla mia pagina con chi vorreste che collaboro, tutti mi scrivete Noyz, mettetevi nei miei panni. La disponibilità di Noyz c'era perché lui me l'ha data, il mio pubblico aveva voglia di sentire il pezzo con Noyz, ho detto perché no, sono passati 5-6 anni ormai dallo scazzo, mettiamoci una pietra sopra, facciamo sto pezzo e buono. Quindi sì, ho chiesto a Noyz se alla fine voleva partecipare a un pezzo, perché lui per primo è venuto a farmi i complimenti e a dire che voleva farlo. Quindi ad un certo punto scrissi una mail e gli dissi: guarda, alla fine questo è il pezzo che pensavo, dato che mi hai detto che volevi collaborare, lo vorrei mettere nel mio album, se vuoi. Gli mandai Sweet Dreams.
e disse che non voleva fare la parte seconda di un mio brano, che voleva fare una roba nuova. Essendo che mi aveva fatto i props lui per primo a Black, e, che è un ragazzo che collabora con me, gli mandai OG. Sapevo che OG non gli piaceva con l'autotune di Black, che non era lo stile di Noize, capito? Quindi sapevo che avrebbe detto di no, ma gliel'ho mandata perché lui faceva i complimenti a quel ragazzo. Quindi gli mandai anche quel pezzo e lui mi disse di no, e gli mandai un altro pezzo e lui continuava a dirmi no. Ad un certo punto, cosa devo fare io? Dopo il terzo pezzo che gli mando, io non sto qua a pregare nessuno. Gli ho detto: guarda, fanculo. E io ho questo carattere qua, non mi piace tenere le cose tra di noi. È musica, la gente deve anche sapere cosa succede, capito? Perché sennò non può avere un quadro della situazione effettivamente chiaro, per cui ci sono questi scazzi. Quindi io cosa ho fatto? Con la mia testa calda, freddo, ho fatto un video su Instagram dove ho spiegato a tutti i miei fan che mi chiedono di collaborare con Noize che non avrei mai collaborato con Noize, perché è venuto alle mie serate, mi ha fatto i props, gli ho mandato le robe, mi ha detto mille scuse, fanculo Noize, fine. E così fu. Quando io dissi questa cosa, vuol dire che a lui un po' ha bruciato quando ha visto questo video che lo insultavo. Lui subito fece un post dalla sua pagina Facebook dove dice che sono l'unico artista che in 10 anni che gli ho scassato le palle lui non ha mai collaborato con me. Ma oltre che è una cazzata, perché la collaborazione già c'era, c'è stata la tua offerta di entrare in propaganda, ci sono stati i tuoi props alla mia serata, ci sono foto, ci sono tutto. Detto questo, ho portato lo scazzo a livello di bambini di 12 anni e ho deciso che dovevamo portare lo scazzo a livello del rap. E quindi dopo, lo stesso giorno che lui mi ha scritto il post, io ho scritto il pezzo. Il post era uscito martedì. Lui scrisse il post martedì, io ho scritto il pezzo, martedì sera ero in studio, mercoledì l'abbiamo mixato, giovedì abbiamo girato il video. Una chiamata mi è bastata, tutto il mio quartiere era in piazza per me, quindi un saluto a tutti, 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 dal primo all'ultimo. Tutto il quartiere era in piazza con una chiamata, con un giorno di anticipo. E giovedì eravamo tutti in piazza, abbiamo fatto il video, venerdì sono partito per la Sicilia, sabato ero in Sicilia, domenica sono tornato, mi hanno consegnato il video, l'ho guardato, abbiamo messo a posto due robe, lunedì era fuori. Hip hop!